giorno riapro la rubrica come speciale decreto liquidità per andare a vedere direttamente sulla base delle vostre domande dai siti istituzionali quelli che sono gli scritti e gli approfondimenti fatti. Quindi veniamo un attimo a... Allora, si diceva ieri innanzitutto che il decreto consente alle PMI e ai professionisti di ottenere prestiti fino a 25.000 euro con garanzia al 100% e più in generale alle imprese di prendere prestiti fino a 800.000 euro o 25% del fatturato 2019 con garanzia al 90% da parte del Fondo Centrale di Garanzia delle PMI, integrabile al 100% dei confidi e poi un'ulteriore concessione di garanzia da parte della SACE alle imprese dal 70-90% dell'ammontare in base a dimensioni dell'azienda e numero di personale. Ora può partire e oggi effettivamente è partito. Andiamo a vedere quello che è. Allora, innanzitutto il sito del Ministero dello Sviluppo Economico che ribadisce la garanzia al 100% per i prestiti di importi non superiori al 25% dei ricavi e fino a un massimo di 25.000 euro, senza alcuna valutazione del merito creditizio. In questo caso le banche potranno erogare i prestiti senza attendere via libera del fondo di garanzia. Garanzia al 100%, di cui 90% Stato e 10 confidi, per i prestiti di importi non superiori al 25% di ricavi fino a un massimo di 800.000 euro, senza valutazione andamentale. Garanzia al 90% per i prestiti fino a 5 milioni di euro, senza valutazione andamentale. In concreto mi chiedete quali sono i documenti da portare alle aziende, intanto vediamo agli istituti bancari e consiglio di andare presso il vostro istituto bancario, proprio perché comunque essendo già censiti, l'iter istruttorio è più veloce, non dovendo appunto creare un nuovo NDC, il numero di direzione generale. Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese. Il presente modulo potrà essere trasmesso anche mediante indirizzo di posta elettronica non certificata, accompagnato da una copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore. Questo è il modulo di presentazione, oltre a un'autocertificazione dei ricavi 2019, il cui 25% potrà essere finanziato con le soglie che abbiamo detto e i istruttori agevolati. Veniamo a noi, eccoci qua. Niente, questo è semplicemente per chiarire che meglio se vi recate presso il vostro istituto bancario già attuale, in modo tale che l'iter istruttorio sia più veloce, proprio per evitare un nuovo censimento. Eventualmente portare gli ultimi due bilanci e il bilancino al 31/12/2019, proprio perché in questo caso potrà essere perdere meno tempo e fare il 25% del ricavi dell'anno scorso e potrà essere finanziato. Consiglio comunque, visto che la finalità è richiesta, di stare sul generico del tipo liquidità aziendale, in modo tale che potrà essere utilizzato per finalità molteplici a seconda delle vostre esigenze. Non dico andare a chiudere finanziamenti pregressi, ma no, non è vietato finanziamenti pregressi o fidi di cassa con interessi maggiori. Non è questa la finalità, però diciamo che non è escluso, anche perché comunque è previsto che se una difficoltà c'è e deve essere, diciamo, attenuata, però non è forse da dichiarare direttamente in fase di richiesta di istruttoria. Liquidità in genere per l'azienda. Detto questo, resto a disposizione, ormai siete molti. Circa 385 le aziende, quindi per i privati ovviamente no, per le aziende e per i professionisti che avranno già ricevuto, immagini 600 euro, qualcuno l'ha già ricevuto, qualcuno dovrà ricevere tra oggi, domani e dopodomani. Comunque potete informarmi se l'avete già ricevuto in modo tale da essere più tranquillo. Resto a disposizione non solo per la parte bancaria e ovviamente Azimut ha come partner Banco BPM, dove sono ben inserito, mi farebbe piacere canalizzare coloro i quali non sono già clienti, Banca Popolare di Sondrio, e comunque resto a disposizione anche per investimenti, perché come sapete Lombard Credit prevede che, nonostante la situazione, si possa in generale andare a finanziare coloro i quali non vogliono immettere direttamente liquidità nelle aziende con tassi veramente agevolati e al di sotto di quelli che sono i tassi, diciamo, di questo decreto liquidità. Ovviamente ci saranno titoli a garanzia e liquidità che potrebbe avere finalità disparate a seconda delle vostre esigenze. Resto a disposizione, buona giornata, un saluto a tutti.